Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao ragazze, ciao ragazze. Oggi parliamo di pelle flaccida del collo. E oggi facciamo insieme la nostra routine yoga. Facciamo insieme questa challenge. Eccoci qua con la nostra routine di luglio. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di espellere un po' di tossine, quindi espellere un po' di calore e di sudore e lavorare sulla pancetta stando in piedi senza attrezzi. Specifica per noi over 50 con le nostre buzzine e fatelo, mi raccomando, tutti i giorni. Sono 10 minuti, non avete scuse. Iniziamo? Scaldiamoci un pochino, Facciamo sentire al nostro corpo. Ci stiamo muovendo e poi quando inizia la fase intensiva me ne starò bellina zitta. Respiriamo, scaldiamo un po' la nostra colonna che dovrà rimanere sempre in posizione. Scaldiamo un po' le anche, scaldiamo un po'. Siamo pronte? Ora faremo, come sempre, 40 secondi di attività intensa e 20 secondi invece di pausa semiferme. Iniziamo!
facciamo insieme la nostra routine yoga di luglio. Iniziamo. Mobilizza le spalle facendo delle circonduzioni, partendo dal davanti, e ruota poi piano piano il collo, prima a destra e poi a sinistra, senza mai trattenere il respiro e possibilmente tenendo la lingua sul palato. Facciamo ora un po' di stretching dello sternocleidomastoideo e del nostro muscolo trapezio. Da una parte tira il collo e con il palmo appoggiato a terra cerca proprio di creare un allungamento e lascia andare la tensione. Inspira e quando espiri favorisci il rilascio dei muscoli. Inspira, porta le braccia verso l'alto e ora inclina il tronco portando il palmo. Ecco, fai delle aperture, chiusure, estendi, chiudi, apri, inspira, porta il palmo alla tempia, chiudi, butta fuori, apri, stendi, inspira, poi butta, chiudi fuori, apri e di nuovo chiudi bene. Cerca di isolare il movimento coinvolgendo i muscoli grandentato, intercostali e ovviamente gli obliqui. Ora facciamo dalla stessa parte. Porta il palmo alla tempia, soffia, inspira. Ecco, questo è un esercizio che aiuta tantissimo il meridiano del piccolo intestino. Quando stendi il braccio verso l'alto, cerca la tensione proprio del mignolo. Quindi, ecco, ora stendi, ecco, cerca con il mignolo proprio la massima estensione. Chiudi e cerca la massima estensione. Ora cerca di prendere, ok, di agguantare proprio le tue mani opposte, se non ci arrivi non importa, anche qui fai questi movimenti, butta fuori quando viene avanti, stessa cosa dall'altra parte, da una parte avrai quasi sicuramente più difficoltà, butta fuori, avanti, anche questo è un esercizio che giova tantissimo al meridiano del piccolo intestino. Inspira, prendi le cose buone, butta fuori, lascia andare le cose che non servono. E ora mettiamoci belline dritte, ok? E scendiamo avanti. Mi raccomando, non inarcare la schiena. Se non arrivi a toccarti i piedi, rimani su. Puoi arrivare semplicemente alle ginocchia. Se invece arrivi a toccarti i piedi, la cosa importante è mantenere in posizione corretta la colonna, non trattenere il respiro. Inspira e ogni volta che butti fuori cerca di guadagnare un pochino di più, quindi di guadagnare in flessibilità. Sciogli bene le gambe, sciogli bene le spalle. E ora ci mettiamo a pancia in giù. Trova bene la tua posizione. Ecco, e ora solleva le gambe, mantieni la posizione della testa e cerca di fare proprio una sorta di lat. Questo esercizio per la schiena. Poi butta fuori l'aria, vai nella posizione del bambino, riallunga la schiena. Respira agevolmente, rilassa la zona lombare. E ora torniamo di nuovo nella posizione e lo facciamo di nuovo. Solleva le gambe, uno, butta fuori l'aria, due, tre, quattro e cinque. 6, ho fatto un'altra, butta fuori bambino, brava, respira, lascia andare la tensione della colonna, questo serve proprio per distendere parte della catena posteriore e rinforzarla. Ci mettiamo a gambe incrociate, sciogli bene le mani, i polsi, cerca di mobilizzare più che puoi l'articolazione. Inspira, porta verso il basso, consapevolezza sempre verso il mignolo,
mobilizza la testa, il collo, percepisci questa energia selettiva del piccolo intestino. Sciogli di nuovo le spalle, inspira portando le braccia verso l'alto ed espira i palmi verso il cuore. Eccoci qua con la nostra routine di luglio. L'obiettivo, ormai io sono focalizzata lì, è sempre questo benedetto ovale e il collo. Allora, iniziamo subito, Bando alle ciance. Mi raccomando, mentre parliamo, iniziamo a sciogliere bene le spalle. Tratto anche la clavicola. La clavicola è questo osso. Fate proprio una pressione lenta e profonda di tutta la clavicola e lo fate 2-3 volte per parte, più o meno a 4 dita qui, ok? All'interno della clavicola c'è il punto 12 dello stomaco, che è un punto importante che fa parte di, diciamo, di un livello energetico in medicina cinese a cui partecipa sicuramente il nostro intestino tenue. Vedete, io sono qua, entro con le dita sotto la clavicola e poi più o meno a 4 dita di distanza dalla zona mediana, ok, lo trovo proprio qui sotto. Stavo dicendo, questo mi permette, mentre iniziamo a liberare per bene lo sternocleidomastoideo, questo mi permette di eliminare il calore. Calore inteso come infiammazione, come ristagno di tossine, come stasi. Quindi è fondamentale, perché stasi, ragazze, è uguale invecchiamento, è uguale poco tono, è uguale pelle spenta, ok? E lo faccio con almeno 3 volte. Allora, dopo che ho liberato questa zona, porto la lingua sullo spot palatino e libero la zona mentoniera, quindi la lingua va sopra, porto leggermente la mandibola in avanti e libero il sottomento. Quindi l'obiettivo è proprio quello di andare a liberare questa tensione in questa zona, e lo potete fare o così, vedete, come vi ho fatto vedere anche in altri video, oppure così, o con le dita, o con il funghetto, secondo come vi trovate meglio. Poi vado a liberare tutti i muscoli mentoniero e depressore del labbro, in particolare il depressore del labbro, perché è quello che tira giù insieme al platisma, e non vado verso l'alto, ragazze, vado solo a fare dei movimenti lenti e profondi, quasi sempre è dolente, fino a che non sento che rilassa un po' la tensione. Io sto parlando, ma se riuscite, fatelo mantenendo sempre la lingua sullo spot palatino. E allento. Bene, bravissime. Ok, ora vado a trattare sempre lungo la mandibola il nostro punto stomaco 5. Vi ricordate, scorrete la mandibola, serrate i denti, contraendo i denti, serrando i denti si contrae il muscolo massetere, che è questo, il muscolo masticatore. Proprio dove inizia il massetere abbiamo il nostro punto 5. Lo sapete ormai, diventate più brave voi di un sacco di addetti ai lavori. Ok, lo stimolo. È un punto fondamentale, ricordate. Ricordate anche che lo stomaco è proprio legato anche al tono, insieme alla milza della nostra pelle. Perfetto. Poi vado al punto 18 del piccolo intestino. Angolo esterno dell'occhio, scendo sotto l'osso zigomatico, e proprio qua. Là. È un punto importantissimo, perché dalla parte di masticazione è sempre un pochino più dolente. Poi il punto 1 di vescica, che è proprio nell'angolo interno dell'occhio, io lo stimolo con il mignolino, anche perché il mignolo è legato al piccolo intestino. Poi stimolo il
vescica biliare 1 all'angolo esterno, proprio sul bordo dell'osso. Rilassate il volto e poi sulla prominenza, qui più o meno un cun sopra il sopracciglio, cun vi ricordate la larghezza del vostro pollice, ho il punto vescica biliare 14 che mi solleva un po' la palpebra, che male non fa. Che da grandi abbiamo queste palpebrine un po' cenciosette, a parte non è che prima o poi si invecchia tutti, che meno male si invecchia. Bene, ora faccio un po' di picchiettamenti generali, stimolo un po' la galea, stimolo un po' le orecchie. Ora passo invece all'applicazione dei prodotti, immancabile la mia vitamina C. E mi raccomando, se vi vedo trascurare il collo, come sempre, vi spezzo le manine. Metterò anche un po' di conte, ragazze. Poi, il siero più indicato, picchiettate, perché vi ricordate che è un po' granellosa, quindi non andate, abbiamo già massaggiato a sufficienza, non andrei a sgrattugiare. Mettiamo un paio di puff di siero Photo Synergy. Ed infine la maschera Hydra Night con 5 gocce di Hydra Essential. Quindi prendo la mia fialetta, la metto sul palmo della mano, sono monodose, e poi metto 5 gocce, 4-5. Dopodiché con le dita oppure con il pennellino vado ad applicarle e non trascuro mai, 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 mai il collo. Quella che avanza, quella poca che rimane sulla mano, visto che abbiamo detto che il collo insieme alle mani è segnale di invecchiamento, non si butta via niente. Ciao ragazze, oggi parliamo di pelle flaccida del collo. Per noi over 50 davvero un segnale, no, del tempo che passa, perché è una delle parti che vediamo cambiare più di altre. Oggi purtroppo vedo fare errori anche da addetti ai lavori, oppure proprio vedo che viene trascurato completamente anche durante la routine quotidiana. Ma oggi l'obiettivo è quello di rivelarvi 3 strategie fondamentali senza le quali sarà davvero difficile avere un collo tonico. La prima, parliamo di postura in modo specifico, in particolar modo lo sternocleidomastoideo. Perché? Lo sternocleidomastoideo è un muscolo che abbiamo da tutte e due le parti, no? Quindi abbiamo sia a destra che a sinistra, che se si contrae da un lato solo permette la rotazione e l'inclinazione della testa, se si contrae invece da tutte e due le parti provoca 2 reazioni. La prima è quella di chiudere, quindi di portare in avanti, ovviamente qui sarà davvero difficile poter contrastare la perdita di tono nel momento stesso in cui questo spazio si riduce e le catene del collo si accorciano, e al tempo stesso questo sternocleidomastoideo che cosa fa? Quando invece questa parte alta funge da punto fisso, solleva le prime coste e si usa in inspirazione forzata, vedete? Quando non usiamo bene il diaframma tendiamo ad accorciarlo perché usiamo i muscoli inspiratori accessori. Stessa cosa lo splenio del capo. Lo splenio del capo è quel muscolo che estende, ruota e flette lateralmente la testa, fondamentale per mantenere, come vi dico sempre io, la testa in posizione corretta, quindi immaginare questa sorta di filo che vi solleva verso l'alto. Ho introdotto il fatto della respirazione perché uno dei motivi, l'altra strategia, la respirazione nasale è direttamente collegata al nostro ovale e al nostro collo. Perché?
Allora, innanzitutto la respirazione nasale è quella corretta, quindi è importante respirare con il naso. Per motivi ovviamente di salute e fisiologici, perché il naso permette di purificare l'aria che entra. Chi respira con la bocca, io sono una di queste, la tendenza è poi ad avere un mento retratto, quindi un mento sfuggente, e i muscoli ammasticato rilassi. Infatti io mi sveglio a volte la notte e sono così. E sto rieducando tantissimo la respirazione nasale durante le ore del giorno, perché la notte non riesco a controllarle, perché ho avuto fin da piccola un sacco di problemi di denti, perciò io cerco di rieducarla durante il giorno. Perché? Perché quando respiriamo correttamente con il naso, la mandibola va nella posizione corretta, quindi leggermente proiettata in avanti, e anche la lingua va nella sua posizione ideale. Quindi abbiamo detto i muscoli del collo, in particolar modo lo splenio del capo e lo sternocleidomastoideo. Abbiamo detto la respirazione nasale è fondamentale per il collo, quindi provate a farci a fare attenzione. Ed infine, visto che ho introdotto la respirazione nasale, tenere la lingua in posizione corretta. Qual è la posizione corretta della lingua? Mantenere la lingua sullo spot, la punta della lingua sullo spot palatino. Vi lascio casomai qui un disegno, così vi rendete conto di qual è. Comunque lo avvertite sul palato superiore, quindi appoggiate delicatamente la punta della lingua sui denti e poi retraetela di circa un centimetro. Sentite per la zona dove ci sono tutte le rughettine sul palato, ecco, proprio lì nel mezzo si trova lo spot palatino. L'importanza della posizione della lingua è fondamentale non solo per il nostro ovale. Perché? Perché ci aiuta a respirare correttamente. È ricca di esterocettori. Pensate, gli esterocettori sono quelli che danno la sensibilità e regolano la postura, esattamente come la pianta dei nostri piedi. Quindi noi sulla lingua, in questa zona dello spot palatino, abbiamo gli stessi esterocettori che abbiamo sulle piante dei nostri piedi. Perciò quando la posizione della lingua è corretta, dà tutta una serie di input al nostro sistema propriocettivo, che è quello che coordina, no, la postura nello spazio, ecco, per avere una postura corretta. Quindi, riepilogando i nostri tre: i muscoli del collo, che vanno trattati quotidianamente, la respirazione, che deve essere fluida, corretta, fatta con il naso e col diaframma, ed infine la posizione della lingua. Ragazze, ci vediamo al prossimo video, non perdetelo! Perfetto.